Ale, bentrovato ai nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento di TV City Focus, l'appuntamento, il format di approfondimento, l'occhio lungo sulla città, l'occhio lungo sul nostro tempo e sui nostri giorni. Siamo alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il fattore della violenza di genere è un fattore come mai negli ultimi giorni e nelle ultime ore che sta scuotendo l'opinione pubblica nazionale. Ma io vorrei subito presentare l'ospite di quest'oggi, Teresa Civitella. Buonasera e bentrovata. Grazie per avermi invitata. Docente di italiano, latino e greco all'Istituto Liceo Classico Gaetano De Bottis di Torre del Greco, ma anche e soprattutto una scrittrice. E proprio con questo io vorrei iniziare e vorrei partire. La donna tessitrice, un excursus nei secoli attraverso l'individuazione di prototipi femminili, di figure femminili alle quali vengono contrapposte dei controstereotipi. Qual è stata la logica della costruzione del testo? Qual è soprattutto il messaggio, che è un messaggio profondo, mai attuale come in queste ore e in questi giorni? Sì, purtroppo attualissimo. L'obiettivo del libro, che è un saggio, è quello di far comprendere alle donne in primis e quindi anche agli uomini la dura, durissima lotta che ha fatto la donna per ottenere dei diritti che invece le sarebbero dovuti essere riconosciuti in maniera naturale, spontanea. Quanto ha dovuto faticare spargendo sangue e sudore per ottenere quelli che nel mondo occidentale oggi sono ormai leggi codificate e ratificate, ma che nel mondo orientale non sono nemmeno ancora dei diritti. E quanto però ci sia il divario enorme che esiste tra l'acquisizione di questi diritti e l'effettiva attuazione degli stessi. Perché proprio le cronache di queste tristissime di questi giorni ci dimostrano che l'auspicata parità e il rispetto per la donna purtroppo non sono ancora raggiunti. E l'obiettivo, quindi il messaggio finale del saggio è quello di insegnare il rispetto verso la donna come persona, un rispetto che non le è stato ancora riconosciuto, se ancora oggi, tutti i giorni ascoltiamo di femminicidi, addirittura l'altro ieri due nella stessa giornata. Quindi ne parliamo ed è fondamentale parlarne, soprattutto a scuola con i giovani, ma purtroppo siamo ancora lontani, dal riconoscimento di questo rispetto. La donna è una persona, non è un oggetto, e l'uomo deve emanciparsi dal concetto che la donna è proprietà privata. Se non otteniamo questo e se non partiamo dai giovani a controvertere questa mentalità patriarcale, come è stata anche definita, no? Dalla sorella, più volte dalla sorella di Giulia, Elena, la società patriarcale si basa sul concetto che la donna sia proprietà del suo uomo. Lei è una donna formata sicuramente agli studi classici, quindi al contesto e alla cultura classica, e d'altronde già il titolo del saggio, che è La donna tessitrice, ha un richiamo evocativo alla classicità, almeno nella mia suggestione personale, rimanda all'immagine di Penelope. E allora io volevo affrontare più che altro una curiosità mia personale, ma che potrebbe interpretare quella anche del nostro pubblico. Penelope, noi l'abbiamo sempre vista come una donna dalla forte personalità. E sarebbe difficile intendere come donna che ha subito violenza, magari da parte del marito Ulisse o da parte della figura femminile. Ma la cosa più curiosa, oltre a questo, quindi mi chiedo perché il rimando alla figura di Penelope, ma poi anche nel titolo La donna tessitrice, siamo abituati quando c'è questo verbo tessere, si ha sempre l'immagine evocativa di una ragnatela, di una tela, di una rete, c'è qualcosa nella quale poi si resta intricati, ingarbugliati, ostacolati, se non addirittura ostaggio. Siamo abituati a vedere la rete del ragno perché chi tesse la rete di solito sin dall'elementare ci viene insegnata è l'attività del ragno. Quindi in un richiamo quasi ancestrale della nostra formazione, della nostra educazione, la donna tessitrice sembra quasi la donna che tessa una tela, una trama, nella quale poi forse è la stessa viene o finisce per esserne ostaggio, coinvolto o irretita. C'è una logica o c'è un collegamento logico tra le due figure? Sì. Penelope è realmente stata
ostaggio di un sistema, di una idea, vittima di una cultura epocale, di una formazione generazionale. Certo, allora, le due figure di Penelope come prima tessitrice del nostro immaginario collettivo del mondo occidentale e Aracne, il mito di Aracne, appunto del ragno che tesse la tela, sono intimamente connesse. Sono entrambe donne di genere femminile ed entrambe tessono. Ovviamente il tessere di Penelope è un tessere metaforico perché al di là del mito, mitos favola, al di là della favoletta c'è un messaggio molto profondo che già Omero, quindi dalla civiltà micenea, ci ha lanciato. Cioè la donna che riesce a creare relazioni, tessere significa questo, creare relazioni e orientare in qualche modo, in senso positivo, le vite di coloro che ruotano intorno a lei. Questo è l'aspetto positivo della tessitura. La donna tesse, quindi ancora oggi ogni donna è una Penelope nel momento in cui orienta, gestisce la vita di tutti coloro che le ruotano intorno, dai figli al compagno, al marito, ai genitori, anziani, ma anche in campo professionale. Perché, come diceva Rosa Oliva, la donna è più brava dell'uomo, è una statistica a tessere relazioni. E questo è l'aspetto positivo della tessitura. L'aspetto negativo, l'essere imbrigliata lei stessa, ce lo racconta proprio Giulia, il triste caso di Giulia. Nel momento in cui la donna, caratterizzata dal suo istinto materno, no? A creare queste relazioni, a proteggere queste relazioni affettive principalmente, finisce con l'essere imbrigliata. E il caso di Giulia è esplicativo perché? Perché Giulia, dall'ultimo audio sentito ieri sera e Sì. mandato insomma sulle varie televisioni stamattina, che cosa diceva all'amica? Diceva che lei voleva interrompere questa relazione, voleva porre fine, ma è rimasta impietosita, si è lasciata impietosire dalle minacce quasi velate di suicidio, e quindi lei ha avuto paura che questo suo ex compagno potesse farsi del male. Qua scatta quella essere irretita dalla sua stessa tela, perché lei ha creato questa relazione e poi è rimasta imbrigliata nella Vittima di se relazione, stessa. vittima di se stessa, perché l'istinto materno di una donna, il famoso maternage, come lo chiamano i psicologi, fa sì che la donna tenda sempre ad accogliere. Il no è un no, però poi si lascia commuovere dal sentimento di dolore di coloro che comunque hanno fatto parte della sua vita, Ricevono il no. che ricevono il no e che non sanno, gli uomini non, purtroppo possiamo dedurre da tutti i casi di femminicidio che seguono sempre lo stesso cliché, se ci facciamo caso, e cioè la coppia si separa, lei si incomincia a tessere una nuova tela, quindi volta pagina, ricomincia una nuova vita e lui non ci riesce. Non ci riesce tanto da chiedere il famoso e fatidico ultimo appuntamento che poi si rivela ultimo in tutti i sensi, proprio perché ritorniamo al concetto della donna come proprietà privata, o mia o di nessuno. Quindi l'uomo non riesce a sostenere l'idea della E separazione ad equilibrare il rapporto. ed equilibrare, ed rifarsi una nuova vita. Questo è fondamentale. Cosa davvero non semplice, ma è un Non dramma più che semplice. altro, un dramma esistenziale. Infatti, cambiamo argomento, veniamo all'attualità, al caso di Giulia Cecchettin. Una vicenda che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha letteralmente scosso, tramortito l'opinione pubblica nazionale, lasciando tutti esterrefatti, l'ennesimo caso di violenza efferata. Prima di entrare nello specifico, anche alla luce, della sua professione, lei è una docente, quindi del rapporto col mondo dei giovani, io vorrei fare prima una domanda, prima osservare il fenomeno dall'alto. Secondo lei, da cittadina, da donna impegnata nella vita anche pubblica, perché la scuola è vita pubblica, si tratta dell'ennesimo episodio, e quindi per tutto quello a cui stiamo assistendo, di uno scontro di genere o di un conflitto epocale? Cioè, sta cambiando l'epoca perché sono troppi e ripetuti, o è soltanto un conflitto di genere perché c'è un movimento quasi tellurico tra le due identità, quella maschile e quella femminile, che hanno perso il bilanciamento del loro equilibrio? Come potremmo dall'alto fotografare il fenomeno di una violenza così ripetuta, efferata, gratuita quasi?
È un conflitto epocale perché finora la donna ha taciuto e ha sofferto in silenzio. Si è sottoposta a varie forme di violenza che adesso invece stanno venendo fuori. La donna incomincia a prendere consapevolezza del suo valore, dei suoi diritti, del diritto in primis di essere una persona e quindi dover essere rispettata in quanto tale, di non essere subordinata all'uomo. Tutto questo è una novità, perché basta guardare già a 10-20 anni fa, la situazione era diversa. La donna subiva perché? Perché era vittima degli stereotipi ormai ancestrali, che da millenni, no? Le venivano imposti, in primis quella che io chiamo, non io, i classici chiamano domiseda, la donna chiusa in casa, domiseda e lanifica, intenta a tessere al telaio, perché la sua unica funzione era quella della cura della famiglia e della casa. Ora che la donna ha capito invece che la sua dignità è la stessa del suo Compagno. compagno, e incomincia a rivendicare i suoi diritti. Del resto parlavamo prima della lotta per l'acquisizione dei diritti. E allora, se ci sono state le nostre antenate, le nostre ave che si sono battute fino a costo di perdere la vita per questi diritti, perché non li possiamo esercitare? E quindi io penso che sia una questione dovuta al momento storico in cui l'uomo finalmente deve capire che la donna gli è pari a lui in tutto, nelle professioni, così come dal punto di vista dell'intimità della famiglia, e deve essere rispettata in quanto tale. Vorrei prendere in prestito l'espressione che ha usato proprio all'inizio di questo momento in cui abbiamo risposto a questa domanda, stereotipi rispetto a quelli imposti alla donna, che da millenni le sono stati effettivamente imposti, quindi quasi un richiamo ancestrale. L'essere umano, il bambino, è una tabula rasa, diceva Montesquieu, sulla quale vengono impresse le nozioni, tra le quali anche la formazione culturale, quindi il retaggio culturale. Qualcuno dice che espressione che la crudeltà e la recrudescenza degli atti di femminicidio ai quali assistiamo oggi siano anche il prodotto di una non sedimentata trasformazione, rivoluzione dei valori, perché soprattutto nell'ultimo trentennio, in modo vertiginoso e vortiginoso, è cambiato il rapporto relazionale tra uomo e donna. Quanto lei ritiene essere vero questo? Cioè, davvero è frutto tutta questa violenza, è frutto di una troppo veloce, troppo esagerata rivoluzione dei valori e dei sistemi senza avere il giusto tempo di sedimentazione? Ma dipende sempre, è molto complesso il problema, non è che si può adesso semplificare con uno schema o con una risposta risolutiva, perché poi bisogna esaminare anche caso per caso. Ma indubbiamente c'è stata questa evoluzione, come dicevamo prima, e l'uomo deve imparare ad accettare anche velocemente, ma E nemmeno possono velocemente millenni perché. di storia poi mutare in pochi Ma decenni? non è vero pochi decenni, se stiamo parlando di diritti che le prime donne, la prima femminista della storia è stata Olympe de Gouges, stiamo parlando della Rivoluzione francese, 1789, che scrive nel 1791 la Dichiarazione della donna e della cittadina. Quindi siamo nel 1791, quanti secoli sono Quasi passati? tre secoli. E quindi non è vero che è avvenuto troppo velocemente. E poi da lì è stata un'escalation molto difficile e faticosa di continue conquiste dei diritti, ma si è avuto un tempo anche, secondo me, esagerato per ottenere questi diritti. Per esempio, facciamo un esempio molto pratico. Ultimamente è stata trasmessa la serie sul massacro del Circeo, Sì. massacro che avviene nel 1975. Da quel momento è partito un movimento che mirava a trasformare il concetto di stupro da reato contro la morale pubblica e il buon costume in reato contro la persona. Perché prima si riteneva che lo stupro fosse in maniera così anonima contro la morale Morale pubblica, pubblica. senza tenere conto minimamente di tutte le conseguenze psicofisiche che un atto del genere potesse suscitare in una donna. Per
Ci sono voluti 16 anni perché avvenisse questo cambiamento normativo. Dal 1975 si ottiene questa modifica normativa dello stupro come reato contro la persona nel 1996, 11 anni. Così come Franca Viola, la prima a ribellarsi al matrimonio riparatore, siamo nel 1965, si ottiene l'abolizione del matrimonio riparatore del delitto d'onore nel 1981. Quindi non è vero che è stato troppo veloce il tempo da dare all'uomo per accettare che la donna ottenesse giustamente i suoi diritti. Per cui il tempo c'è stato e noi donne abbiamo aspettato millenni per ottenere ciò. Quindi è giusto Quindi che... secondo lei si tratta effettivamente soltanto di una violenza non gestita, ma che ha alla base la mancanza di una educazione ai valori Educazione del rispetto. soprattutto dell'uomo ad accettare il femminile che è in sé. A me piace tantissimo l'interpretazione dello psicologo Morelli, che in un articolo che si intitola Caro uomo, per superare la violenza contro le donne, ti consiglio di scoprire il tuo femminile. Cioè, nell'uomo esiste una componente femminile, il Ma famoso cromosoma questo è X, acclarato che lo scientificamente. psicologo interpreta come gentilezza, tenerezza, affettività, creatività. Ma che cosa succede? La società maschilista in cui viviamo ancora, è patriarcale, vuole che l'uomo sia macio, cioè uomo forte, virile, dove questo elemento X, visto come gentilezza e tenerezza, è una fragilità, non è un valore in positivo, ma è un valore in negativo, rende fragile il macio. Nel momento in cui da piccolo, per gli stereotipi che ci dicevamo prima, il bambino non impara a portare fuori questo femminile, allora è costretto a reprimerlo. Per esempio, caso, un esempio banalissimo, quando piange e la mamma dice non piangere, non fare la femminuccia. Quante volte l'abbiamo sentita questa Sì, frase? una Non fare frase la del nostro femminuccia, come se parlare. il pianto fosse sintomo di debolezza e anche il termine femminuccia è dispregiativo nei confronti della donna. Quindi, ma voi lo sapete che il pianto invece è un'espressione bellissima, è di dolore e di È una gioia. Esatto. sublime espressione emotiva il pianto, questo E lo dicevano Achille, anche. scusate, Achille, il più forte degli eroi greci, Infatti, questo sapete che quante stavo. volte piange nell'Iliade? Piange in continuazione ed è il più forte degli eroi. Quindi dobbiamo imparare, insegnare anzi all'uomo A a... scrostarsi dagli stereotipi errati, perché viviamo nel tempo della immagine e della mitomania, e quindi ad essere più insegnarli a concreti. esprimere tranquillamente, serenamente le sue emozioni in positivo e in negativo e saperle gestire. Educazione alla gentilezza. Gentilezza è stata una delle espressioni da Sì. lei usata. La gentilezza è la parola oggi quasi chiave proprio nel tempo contemporaneo, nei giorni d'oggi. Anche la città di Torre del Greco ha recentemente istituito la delega tra le varie degli assessorati, proprio la delega alla gentilezza. Allora, veniamo all'ultima domanda di questa nostra conversazione. Lei è espressione del mondo della scuola. Quale ruolo oggi è relegato con quale potere alla scuola? Cosa oggi la scuola può fare in un tempo in cui la scuola stessa sta vedendo trasformata la sua natura, sta vedendo trasformata anche il suo significato? Ed ultima di questa domanda, se secondo lei il solo e semplice recupero di una educazione tradizionale, dei valori dell'educazione, quelli più semplici a cui per generazioni si sono formati gli esseri umani, servirebbe ad acquisire già gran parte del rispetto e quindi ad educare al rispetto. Io direi, anche partendo dalle terminologie, quando si definisce compagno, compagna, cioè secondo me sono termini che pongono distacco, distanza e freddezza. Recuperare forse una terminologia di gentilezze che rientra nella declinazione dell'educazione classica, tradizionale, forse potrebbe già essere un buon viatico per educare al rispetto verso l'altro. Allora,
Prima di tutto il ruolo della scuola è fondamentale, però la scuola dove si deve parlare di certe tematiche, quindi non solo veicolare i contenuti disciplinari, ma anche toccare queste tematiche, come si sta dicendo anche in questi giorni, no? Ne stanno discutendo in Senato, dell'importanza di rendere addirittura questa disciplina, queste tematiche una disciplina obbligatoria. La scuola ha un valore formativo altissimo, ma senza la collaborazione delle famiglie la scuola non può arrivare troppo lontano. Perché se non abbiamo la collaborazione dei genitori, ma sentiamo i genitori come addirittura nemici in alcuni casi, e allora stiamo fallendo miseramente. E io sono convinta che l'educazione e la sinergia dell'operato della scuola con quello della famiglia deve avvenire dalla scuola dell'infanzia. Più presto partiamo nella formazione dei ragazzi e prima riusciamo ad abbattere i famosi stereotipi e a creare una nuova forma mentis basata sul rispetto della parità, perché a questo vogliamo arrivare. Non vogliamo, visto che siamo state per millenni sottomesse, subordinate, ostracizzate, non vogliamo una vendetta di tutto ciò, ma vogliamo semplicemente il riconoscimento dei nostri diritti come persone, senza puntare alla superiorità di questo o quel genere, ma alla parità. Allora, la scuola può tantissimo partendo dall'infanzia, partendo dall'esempio che i genitori devono dare in famiglia, nella divisione paritaria dei compiti ed anche nell'elargizione dei premi, deve essere paritario l'esempio quotidiano in casa e poi la scuola continua ovviamente a svolgere questa missione. Ma se lei si riferisce alla gentilezza, arrivando al secondo punto della domanda, come un ritorno ad un'educazione tradizionale, io non sono d'accordo. Non tradizionale che metta in una condizione dispari Se l'uomo e per la donna. tradizionale vogliamo Il intendere rispetto. rispetto, bene, ma se dopo tutto quello che ci siamo detti abbiamo capito No, che. assolutamente, non nella natura dei ruoli, ma semplicemente nella valorizzazione dell'essere umano, della dignità umana e delle persone, perché un'educazione propriamente Ma detta io è non quella. penso che nel passato ci fosse tutta questa educazione al rispetto, se no non saremmo arrivati al punto di oggi. Però Ecco, vero è anche che oggi non c'è quasi più l'educazione, perché oggi si vive in non un modo bisogna forse. degenerare perché purtroppo è facile perdere il controllo della situazione. Ecco perché il ruolo della scuola è fondamentale, perché a scuola bisogna parlare, capire bene che cosa significa rispettare la dignità dell'altro, indipendentemente dal genere. E capire bene che dove finisce la mia libertà inizia la tua e viceversa. E questo lo facciamo anche quotidianamente con lo studio della Costituzione. La nostra Costituzione tutela tutti i diritti della persona e quindi ci vuole, ripeto, la scuola, ma anche la famiglia che ci supporti. D'altronde lo stesso Dante diceva che una misura della libertà è hominis ad hominem proportio, è il termine di rapportarsi con, in egual misura e con rispetto dell'uomo verso l'uomo. Siamo alle battute conclusive, 25 novembre, che cosa organizza il mondo della scuola, i giovani, gli studenti, come vivranno questa giornata dedicata alla protesta contro ogni forma di violenza di genere. Normalmente ogni 25 novembre al De Bottis abbiamo sempre organizzato dei convegni invitando personalità di vario tipo, quindi dalla magistratura alla medicina, alla sociologia e così via. Quest'anno abbiamo problemi, insomma, logistici e quindi abbiamo pensato di portare i ragazzi a vedere un film molto indicativo che si chiama Mia, che parla di violenza di genere e che ha come protagonista una ragazza. E quindi poi faremo un dibattito successivamente per commentare, insomma, il problema della violenza di genere. Io ringrazio la professoressa Teresa Civitella di Grazie aver a voi. accolto, accettato il nostro invito e di essere stata qui insieme a noi. Grazie di aver affrontato con noi e per noi questa importantissima tematica alla vigilia di un giorno davvero particolare. Ci uniamo idealmente con l'intero staff di redazione al cordoglio, al dolore della famiglia di Giulia Cecchettin e partecipiamo anche da un punto di vista personale, solidale, a tutte le manifestazioni che il giorno 25 aprile e 25 novembre
novembre e già nelle ultime ore si stanno mettendo in campo per ricordare e per esprimere la propria solidarietà umana a questa ragazza. Ogni ragazza, ogni essere umano che viene violentemente sottratto alla vita è un petalo che si strappa violentemente al fiore della nostra esistenza. Io ringrazio la regia, ringrazio i nostri amici telespettatori, appuntamento alla prossima settimana con TV City Focus. Grazie di averci scelti e di essere stati insieme a noi. Buonasera da Salvatore Perini. Buonasera.